10 anni dopo vengo a sapere in maniera del tutto casuale che i Mattia Bazar stanno cercando la nuova cantante. Io vi dico, nel corso di quei 10 anni sicuramente ci saranno state altre occasioni, ma io non ero pronta a coglierle e quindi non me ne sono accorta. Quando invece è arrivata quella voce, per me è stato limpido e lampante che stessero cercando me, solo che poi dovevo convincere loro. E non è stato facile, perché immagino che in Italia ci fossero almeno altre 100 persone che avevano pensato esattamente quello che ho pensato io, no? Però era successo tutto in modo talmente casuale. Io avevo lavorato per mesi in un locale a Salso Maggiore che si chiama Le Chacquerie, facendo pomeriggio e sera. E c'era il mio nome sulle locandine. E lì è passata una cantante, molto amica di Giancarlo, che ha letto il mio nome. Ha conosciuto una mia amica di Salso Maggiore, Caterina. Le avevano parlato del fatto che io cantavo molto bene le canzoni di Mattia Bazar, per cui si è rivolta a Caterina e Caterina ha detto: oh, quando fa Cavallo Bianco succede questo, insomma, incensata. Allora lei mi ha detto: ma se potessi ha detto a Caterina, se potessi mettermi in contatto con lei, perché so che Mattia stanno cercando la nuova cantante. Casualità, questa ragazza, questo lo voglio raccontare perché alle volte l'universo mette insieme le cose in un modo. Questa ragazza, che aveva una Volvo, passa da Bologna e rompe la macchina. Mia sorella lavorava in officina in Volvo Italia. Porta la macchina in officina, mia sorella le dà il bigliettino da visita, legge mezzanotte e dice: ma tu sei parente? Tu sei mia sorella. Ah, guarda, questo è il mio numero, sappi che i Mattia stanno cercando la cantante. Mia sorella viene a casa e mi dice: sappi che i Mattia stanno cercando la cantante. Io faccio un salto sulla sedia e dico: ah, stanno cercando me. E lei dice: oh, se riesce a convincere. Bene, questo è il numero.